Un saluto a voi telespettatori di TVRS e di APTV. Da questa sera parte il nuovo ciclo del Dito nella Piaga per questa stagione televisiva, ciclo che appunto andrà in onda sia su TVRS che sul nostro sito www.ascolipicenotv.it. Partiamo subito da questa prima puntata con un tema molto caldo e molto dibattuto, che è quello della sanità locale e della rete degli ospedali. Quindi questa sera avremo con noi degli ospiti che ci aiuteranno a sviscerare questo tema. Ci vediamo tra poco, dopo la sigla, per vedere che cosa succederà. La sanità e il rebus degli ospedali, è questo il tema della puntata di questa sera, puntata che apre il nuovo ciclo del Dito nella Piaga, qui nella doppia versione sia sulla TV digitale grazie a TVRS, sia su APTV sul web. Un tema importante, molto dibattuto in questi giorni, in questa fase, anche in passato, comunque adesso si è scatenato quello che è il botta e risposta, le varie posizioni contrapposte, eccetera, eccetera, anche attraverso raccolte di firme, riunioni, incontri di vario genere. Noi stasera con i nostri ospiti cercheremo di capire meglio quello che sta succedendo, qual è lo scenario presente e futuro, quello che si preannuncia per il futuro, e anche capire le varie motivazioni che contraddistinguono le diverse posizioni, per chi è pro e per chi è contro l'ospedale unico del Piceno. Come sempre, appunto, per fare questo abbiamo qui degli ospiti che sono sia addetti ai lavori sia politici che stanno seguendo da vicino la questione. Passo subito a presentarveli. Alla mia sinistra c'è Francesco Ameli, capogruppo del PD ad Ascoli. Poi abbiamo Marco Barioglio, che è psichiatra dell'area vasta 5, quindi per l'aspetto tecnico. Poi abbiamo Mascia Parisciani, che è collaboratrice infermieristica nonché docente per i corsi professionalizzanti degli operatori sanitari, giusto? Oltre che collaboratrice per il Dipartimento Emergenza. Sì, ecco, è arrivato adesso il nostro altro ospite, il sindaco Castelli di Ascoli, che appunto è uno dei coloro che sta vivendo questa battaglia anche a livello dialettico e politico, contrapposto alla posizione favorevole di Ameli. Abbiamo il sindaco Castelli e poi abbiamo due tecnici che ci aiuteranno appunto a capire meglio quello che succede. Io partirei innanzitutto, partendo da Ameli, quello che è il motivo di questa discussione, cioè perché si sta parlando di questo? C'è una motivazione che induce in ogni caso, al di là della posizione, a cambiare qualcosa nel sistema dell'area vasta 5 in questo momento? Grazie, innanzitutto ovviamente la discussione non è sull'area vasta 5, ma è una discussione che prende piede rispetto al cambiamento che c'è stato negli ultimi anni nel sistema sanitario, nella tipologia di assistenza e nella qualità dell'assistenza del malato. Quindi sulla base di questo ragionamento poi si deve andare a declinare una nuova forma di assistenza territoriale, si deve andare a declinare anche una nuova forma di quelle che sono le assistenze per tutte quelle che sono le patologie di acuzie. E quindi sulla base di questo bisogna fare dei ragionamenti, tenendo conto che vi sono dei parametri, vi è un campo da gioco entro il quale bisogna stare, che è iniziato nel 2012, che è quel famoso decreto Balduzzi, che poi ha trovato il decreto attuativo con il 70-2015. Quindi questo è il campo di gioco. All'interno del campo di gioco bisogna capire. Cioè, comunque c'è la motivazione alla base. Bisogna capire dove muoversi. È ovvio che quello che prima veniva fatto in sala operatoria, e magari bisognava andare a Parigi, ne parlavo l'altro giorno con una persona a me cara, adesso si può fare in ambulatorio. Quindi il mondo è cambiato sostanzialmente. Basti pensare che 40 anni fa, all'epoca della progettazione del nostro ospedale, non c'erano neanche i cellulari, adesso viviamo in un'altra epoca. Quindi questa è la prima riflessione da fare. La seconda, e qui scendiamo più sullo specifico, è che noi attualmente abbiamo un'organizzazione sanitaria divisa su due ospedali. Noi abbiamo due mezzi ospedali,
Questo è il punto nodale della discussione. E quindi sulla base di ciò dobbiamo capire come poter dare il miglior servizio al paziente, fare in modo che quest'ultimo magari non venga trasportato da Ascoli o a San Benedetto e viceversa per delle visite particolari, perché appunto abbiamo reparti divisi su due plessi. Quindi questa è la prima riflessione. La cosa che mi lascia perplesso è che 15 anni fa, quasi 20 anni fa, si parlava già, ancora prima quindi dei riferimenti normativi, vi era una discussione iniziata sul nuovo ospedale e la classe politica, e qui vedo anche il sindaco, io non li ho sentiti mai così attenti a queste discussioni, salvo poi avere delle iniziative, no? Ricordiamo bene quando già nel 2012 nel 2014 si parlava di Campolungo come area per l'ospedale, salvo poi non proporla mai formalmente. Quindi è inutile che ci si sbraiti tanto con i post su Facebook e con i video, quando poi con gli atti formali non si arriva a fatti concreti. Quindi questa è la premessa sulla quale poi poter fare Svilupperemo un ragionamento. Dove sono stati queste persone negli ultimi 15 anni, quando bisognava preparare il terreno? Perché parlare dopo, quando è già stato deciso, è semplice, ma sembra più una battaglia di speculazione politica in vista delle prossime elezioni, non tanto battaglia per la salute dei cittadini, che è quello che deve interessare a tutti. Allora, io darei l'intervento a Castelli, così alterniamo i politici ai tecnici. Quindi la risposta su questa questione, la premessa, qual è, se c'è questa esigenza comunque di un cambiamento? Sì, in ogni caso da porre in essere per quello che riguarda l'area della sanità locale. Poi con i tecnici vediamo anche la loro posizione. Allora, innanzitutto la trasmissione, un risultato l'ha già ottenuto. La prima notizia è che il Partito Democratico di Ascoli vuole la chiusura dell'ospedale di Ascoli. Finalmente Ameli ha gettato la maschera, aveva cercato di pattinare su questa questione. Oggi sappiamo, finalmente ringrazio chi ha messo in onda la trasmissione, perché il capogruppo del PD di Ascoli vuole spostare il vostro ospedale, amici Ascolani. Il sindaco, lei sta dicendo delle cose non veritiere, purtroppo. Le bugie non bisogna dirle, no? Perché dopo il naso di Pinocchio funziona quando lo mette Pinocchio. Almeno regolatevi nei vostri tempi, ognuno risponde. Allora, il Partito Democratico di Ascoli finalmente getta la maschera, del resto non ci sorprendiamo, visto che il capogruppo Ameli è un dipendente della regione, della vicepresidente Casini, e quindi attacca il cavallo dove vuole il padrone. Io non gliene faccio una colpa. Mentre lui provava a studiare, io ero consigliere regionale e nell'ottobre del 2008 precisai la mia posizione ufficiale come consigliere regionale rispetto a questa questione. Sono passati 10 anni, la mia posizione rimane sempre la stessa. Nell'ottobre del 2008 proposi la costituzione dell'azienda ospedaliera Marche Sud su due plessi ospedalieri. Da allora sono rimasto esattamente della stessa opinione, e di fronte a questa impostura che la regione vorrebbe consumare ai danni della mia città e del nostro territorio, io dico chiaramente, seccamente, no ad un ospedale che è solo nelle teorie, nelle fantasticherie di Ceriscioli, perché manca un atto ufficiale. Io sono una persona seria, l'amministratore ragiona per provvedimenti e per atti. Manca un atto amministrativo con copertura finanziaria che parli della programmazione della rete ospedaliera. Quindi quello che Ceriscioli vuole ipotizzare è qualcosa che sta ancora tutta nella sua testa, perché manca un piano sanitario di riordino della rete ospedaliera, perché quello vigente è scaduto il 31 dicembre 2014. Oggi siamo al tentativo di rendere la Sud delle Marche, come sempre, vittima di speculazioni del Nord delle Marche, ipotizzando la chiusura dei due ospedali senza neanche avere la possibilità di capire qual è l'idea e qual è il progetto, perché mancano indicazioni precise sulle risorse per costruire il nuovo ospedale, mancano indicazioni precise per capire quali dovrebbero essere le specialità da collocare in questo ospedale. L'unica certezza sono 5 slide che
Il presidente Ceriscioli propose ai sindaci convocati per l'assemblea dei sindaci stessi, i quali dovettero leggere cose scandalose. Poi comunque dopo ci arriviamo anche nel dettaglio. La cosa scandalosa qual è? Che nelle uniche tracce formali di questa volontà di Ceriscioli di procurare il nuovo ospedale, addirittura il nuovo plesso non sarebbe neanche la sommatoria delle prestazioni che attualmente vengono erogate fra Ascoli e San Benedetto. Nel frattempo invece si costruiscono ospedali nuovi e si investe a Pesaro, si investe a Macerata, si investe ovunque, ma è evidente che il centro-sud paga il fatto che non si è mai allineato alla volontà di sottomissione politica del Partito Democratico. Stiamo scontando questa cosa, speriamo che fra 2 anni finalmente li avremo mandati a casa, perché avranno finito probabilmente di consumare delitti amministrativi a carico adesso entriamo proprio più nello specifico. Fatta la parli di salute e non di partito, sindaco, sarebbe una cosa giusta per tutti. Cerchiamo adesso di capire meglio cosa si intende realizzare oppure cosa si intende mettere in discussione. Dottor Barioglio, da questo punto di vista, ecco, innanzitutto ripartendo dalla domanda iniziale, c'è la motivazione per andare a cambiare qualcosa, cioè in effetti c'è qualcosa da mettere a punto nel sistema sanitario così come... Beh, allora, prego. Prego, prego. Allora, buonasera a tutti, vi ringrazio di avermi invitato. E guardate, io penso che si debba intanto prefigurare 2 grosse linee indicative per riflettere proprio sulla situazione. Perché? Anzi, diciamo prima una premessa. È ovvio che la sanità, con l'evoluzione comunque sociale, anche l'evoluzione tecnologica, ha bisogno comunque di variazioni nel corso del tempo. Diciamo che allo Stato, secondo me, le linee indicative sono queste. 1. È doveroso concentrare i ricoveri e i reparti di emergenza urgenza in un unico plesso. Perché? Perché si ottimizza il dialogo, il rapporto fra i reparti, si ovviamente si concentrano le risorse su alcune tecnologie molto importanti e reparti importanti, e si offre al cittadino un servizio, diciamo, quanto migliore. Sempre ovviamente stando attenti poi alla logistica, quindi alla possibilità poi per il cittadino di accedere in regime di ricovero in un plesso, diciamo, adeguato, tecnologicamente avanzato. L'altra cosa che secondo me poi non viene adeguatamente valorizzata e secondo me ancora più importante è quello del lavoro sul territorio, che non va eliminato. Il problema è che la sanità adesso e soprattutto nei prossimi anni, e questo lo vediamo nei paesi più avanzati da cui noi poi prendiamo tanti spunti, è territoriale, quindi l'impegno sull'ospedale unico, su un ospedale, diciamo un plesso unico, e deve essere contemporaneo al lavoro sul territorio, nella prossimità con le persone. Perché? Perché la sanità si gioca sul territorio, si gioca nei rapporti con le persone, si gioca proprio in un rapporto socio-sanitario costante con il cittadino. Quello è importantissimo. Quindi l'extra ospedaliero con il contatto diretto tra paziente e certo, noi lo vediamo come psichiatri, noi lo vediamo costantemente, cioè il ricovero è una parte dell'intervento sanitario, non è che, perché sennò sembra quasi che l'intervento sanitario sia limitato al ricovero, non è così, cioè nei paesi tecnologicamente, diciamo dal punto di vista sanitario più accorti, più evoluti, è soprattutto l'aspetto territoriale che si gioca. Quando parlano della rete, no? Noi sentiamo tutte queste cose della rete perché ogni tanto escono questi termini nuovi. Questo termine corrisponde invece a un'evoluzione nel pensiero, cioè il ricovero è una delle parti dell'intervento sanitario, deve essere attentamente articolato con le altre, ma l'intervento, diciamo, territoriale è importantissimo. Noi l'abbiamo visto nella psichiatria, perché a partire dalla legge 180 si è cercato di utilizzare il ricovero sempre meno nel nostro caso, anche negli altri casi, perché abbiamo visto che i ricoveri si cerca di abbreviarli sempre di più, cioè non è che il reparto è un posto dove il paziente si parcheggia. La lunga degenza non esiste più, no, in ospedale. Solo in casa, cioè si cerca.
solo in alcuni casi si cerca di limitarla. Ovviamente nelle persone che possono essere mandate a casa, beh, queste devono essere mandate a casa, il lavoro va fatto lì. Parisciani, stesso discorso, l'approccio al problema, cioè c'è questa motivazione che induce comunque in ogni caso quale sia la direzione a cambiare, e poi vediamo anche come la vede sul discorso del polo unico ospedaliero. Allora, al di là della diatriba politica, quello che io come operatrice dell'area vasta 5 di Asur Marche dal 2000, all'interno dei dipartimenti di emergenza che ho visto lungo questa regione, mi porta personalmente, come tecnico in prima linea, a fare una considerazione che dentro a questo discorso progettuale che ci è stato mostrato su queste slide purtroppo non è stato contemplato. Noi come territorio soffriamo fondamentalmente di un grosso problema sanitario che riguarda tutte le patologie tempo dipendenti. Che cosa significa questo? Significa che attualmente tutto ciò che necessita di un livello di assistenza complesso e in urgenza non siamo in grado di gestirlo fino in fondo. Noi siamo in grado attualmente di gestire in maniera autonoma come territorio piceno esclusivamente quello che si chiama ST sopra, ovvero l'infarto attraverso l'emodinamica di Ascoli. Tutto ciò che è il resto delle patologie tempo dipendenti, che sono tante, deve essere per forza di cose, non avendo una struttura adeguata e non essendoci neanche nel programma della regione un'implementazione di determinati tipi di specialistiche, siamo costretti a essere legati sistematicamente a Ancona. Questo significa che da un punto di vista proprio pratico, arriva un paziente con un trauma maggiore, arriva un paziente con un aneurisma cerebrale, arriva un paziente con un aneurisma addominale, che sono patologie legatissime alla questione temporale. Si ritrovano a dover fare 100, 120, 130 chilometri in quel di Torrente, perché nel nostro territorio non esiste e non è stato progettato un ampliamento di questo tipo di specialistiche. Allora, questo da cittadina, ma non solo da operatrice, mi fa pensare una cosa fondamentalmente, che dovrei essere sfortunata perché vivo e lavoro nel territorio piceno rispetto a chi vive e lavora nel pesarese piuttosto che nell'anconetano, piuttosto che nel maceratese, dove si sta proponendo un nuovo ospedale unico che sfiora il secondo livello. Questo è il problema. La progettazione regionale attualmente non contempla un aumento e una potenzializzazione di specializzazioni salvavita nel nostro territorio, e nel 2018 questo non lo possiamo permettere, al di là del fatto che poi si voglia convogliare su un ospedale unico, che non mi vede personalmente d'accordo, però quello che manca da un punto di vista tecnico sanitario e che non è stato progettato è questo: l'implementazione di specialistiche salvavita, che sono fondamentalmente tre. Una è una radiologia interventistica, e nel progetto della regione questo purtroppo non esiste, è il futuro la radiologia interventistica, un tipo di specialistica con la quale si possono affrontare tantissime urgenze e tantissime urgenze differite. Non solo, non è stata contemplata una neurotraumatologia, in questo continuiamo a essere legati ad Ancona. Allora, io vado a vedere la mappa regionale, vedo Pesaro, azienda Marche Nord, e vedo che ha, nonostante che nel decreto si rilevi che per legge abbia necessità di un ospedale di primo livello, rilevo che ha al suo interno, come azienda, sono state create nel tempo delle specializzazioni che sono molto più alte rispetto a quello che è stabilito per un presidio di primo livello. Allora, perché il pesarese, la zona del pesarese, vive questa fortuna nonostante che siano a 70 km da Torrette? Noi che siamo a 100-125 km, cioè siamo privati non solo nel presente, ma siamo privati anche in questo progetto futuro. Allora, quello che dove bisogna lavorare innanzitutto è su questo piano qui, da parte della regione, se vuole fare una proposta seria: l'implementazione delle specialistiche. Poi, che queste specialistiche debbano essere divise tra la costa e l'interno, questa è una cosa che possiamo discutere insieme. A mio avviso vanno lasciati due presidi,
Poi il problema però di fondo è questo, da un punto di vista sanitario, che non esiste un accesso per le emergenze, perché dottore... Adesso non ci bruciamo tutti gli argomenti. Facciamo un piccolo passo indietro, poi entriamo nel dettaglio, perché vedo che sta già illustrando tutte. Allora, facciamo un piccolo passo indietro, torniamo al discorso dell'assemblea, della conferenza dei sindaci, che ha votato sulla base di uno schema che è stato proposto, presentato, e ha votato a favore o contro, la maggioranza dei sindaci numericamente, che poi è stato contestato il fatto che non rappresentavano tutto il territorio, comunque numericamente ha votato a favore del polo unico a Spinetoli. Ma sentiamo appunto in tal senso il servizio di Cristiano Pietro Paolo, ha intervistato il sindaco di Folignano, Angelo Flaiani, e il sindaco di San Benedetto, Pasqualino Piunti. Vediamo il servizio. Qual è il futuro della sanità piceno e poi alla luce di questa importante decisione sul futuro anche dell'ospedale unico? Mi sembra che oggi abbiamo avuto un primo incontro nel quale stiamo lavorando insieme alla Regione Marche per trovare, diciamo così, le linee, di approvare le linee che sono del nuovo piano socio-sanitario e cercando di migliorare la situazione attuale. Partiamo chiaramente da una situazione soddisfacente, ma che deve essere migliorata. Credo che sia l'obiettivo di tutti i sindaci. Oggi è stato un positivo incontro dove ognuno ha espresso le proprie opinioni e i propri suggerimenti per il nuovo piano socio-sanitario. Quindi la speranza è che finalmente si inizi a lavorare uniti per le esigenze sanitarie del territorio. Comunque poi le varie amministrazioni, i vari sindaci hanno comunque espresso pareri sia favorevoli che contrari. Ma io credo che questo sia, quando parliamo di sanità, sia già positivo che se ne parli. Come Presidente della Conferenza dei Sindaci, questo è il mio ruolo e credo che questo obiettivo lo stiamo raggiungendo. Chiaramente all'interno di questo programma sanitario c'è chiaramente una diversa opinione in merito alla sanità, tenendo anche conto dei diversi territori e dei diversi comuni. Una sintesi è necessario farla chiaramente nell'interesse di tutto il territorio. Qual è il futuro della sanità piceno anche poi in vista del famoso ospedale unico? Ma io ho sempre detto che non mi voglio incartare nella discussione su quello che ho sempre ritenuto fosse la foglia di fico della politica regionale, ovvero quando c'erano da risolvere dei problemi, ecco qui fuori l'ospedale unico. Quindi l'ospedale unico, la maggioranza dei sindaci ha detto che non lo vuole, invece una commissione che il Comune di San Benedetto ha istituito, e con l'incontro che io stesso ho fatto con i sindaci dell'ambito 21, abbiamo determinato che se di ospedale nuovo si deve parlare, sicuramente chi ha i numeri riguardo alla legge Balduzzi è la Costa con il suo bacino di utenza. Ma io non voglio neanche fare il gioco della regione facendo un discorso campanilistico, perché qui è tutto il territorio piceno che va risarcito da anni di sperequazione riguardo al nord delle Marche. Vedi Fano, vedi Pesaro, quindi noi vogliamo che questa commissione che oggi è venuta, mi spiace che manchi l'organo politico inteso come il vertice della regione Cericeoli, che ha battuto in lungo e in largo per tutta l'estate il piceno per parlare dell'ospedale unico, ma oggi che si parla di un piano sociosanitario che veramente interessa i sindaci e i comuni e i cittadini, piano sanitario 2018-2020, non ritiene di venire, non si vede neanche la sua vice, non si vede nessun assessore, nessun consigliere regionale. Ringrazio il presidente Volpini perché almeno si è degnato di venire nel nostro territorio. Quindi io credo che attivare un percorso differente, anzi contrario a quello che ha fatto il governatore Cericeoli, non solo sia utile ma sia proprio fondamentale affinché questo territorio, con le sue specificità e con le sue criticità, io rappresento una città che d'estate facendo 50.000 abitanti e che ha un pronto soccorso che scoppia, delle liste d'attesa inaccettabili, possa avere dei ristori, altrimenti qui dobbiamo attrezzarci per, dopo la proposta che faremo, anche andare incontro a una protesta. Ripeto,
Oggi il territorio della costa, secondo la legge, ha diritto ad un ospedale di primo livello. Eccoci tornati qui nel nostro tema, al centro del nostro tema sulla sanità, sulle reti ospedaliere. Abbiamo accennato appunto al discorso, la premessa e quindi le varie posizioni di massima su questo discorso della rete ospedaliera, e abbiamo sentito anche i sindaci che si sono espressi sulla conferenza dei sindaci appunto per quello che riguardava la scelta del polo di Spinetoli come ospedale unico. Io volevo ripartire da Ameli per capire, perché nel corso della riunione è stata presentata una scheda che poi è stata interpretata, no, con varie tipologie la divisione come dovrebbe essere eccetera eccetera dei vari ospedali con le funzioni e il discorso del polo unico a Spinetoli. Ecco, cosa conteneva questa scheda per far capire anche ai telespettatori? Partiamo da questo ragionamento, che la Regione, a quanto mi risulta, ha inviato una missiva ad alcuni comuni che insistono lungo l'asse, diciamo, della Vallata del Tronto, al mio comune compreso, al quale, questo mi dispiace, dal comune di Ascoli non è arrivata alcuna risposta, se non tutte quelle favolette che vengono. Questo per indicare la location. Per l'azienda ospedaliera, perché quando uno non ha il coraggio di fare delle scelte, poi dopo inizia a mettere sempre un problema avanti, ovvero quando il problema non è di merito lo si fa di metodo. Quindi se una persona non vuole fare le cose è ovvio che rimane ferma a palla. Di questo me ne dispiace, perché sicuramente sarebbe stato molto più semplice sostenere una proposta fatta dal comune di Ascoli Piceno. Quindi diciamo, spieghiamo un attimo ai telespettatori, è stata fatta questa richiesta per indicare una location. Certo, è stata fatta richiesta, alla quale hanno risposto in diversi comuni. Nel frattempo, giustamente, l'Assemblea dei Sindaci ha richiesto maggiori dettagli rispetto a quelli che saranno le funzionalità del presidio di primo livello. Sono state indicate diverse cose, ma ovviamente ci si rifà a quello che è il decreto Balduzzi, diciamo, al campo di gioco di cui parlavamo prima. Sulla base di questo poi dopo sono state individuate le aree, ma è ovvio che anche per quanto riguarda le specialistiche questo sarà un discorso partecipativo che va fatto con tutti quanti gli operatori, perché io penso che, qui condivido con il Presidente Ceriscioli, parliamo di quello che sarà difficile avere qui, che può essere la cardiochirurgia e tutta quella che saranno i trapianti oncologici, i maxillofacciali oppure la neurochirurgia. Questo può essere il problema. Io penso che invece noi qui dobbiamo chiedere bene cosa dovremmo avere, lo possiamo fare insieme. Quindi diciamo questa scheda può essere considerata una traccia base. Tutte quelle specialisti che necessitano proprio, diciamo, anche un alto numero di, quindi ancora da individuare di diciamo il contenuto, no? Dell'ospedale. Perché se io faccio una specialistica e faccio tre interventi l'anno, io in quel posto dove c'è quella specialistica non ci vado, perché voglio andare in un posto dove c'è personale che è un'alta casistica e che dove c'è personale che comunque è in grado di dare risposta alle mie esigenze. Ma fatto questa riflessione, io vorrei fare due domande al sindaco. La prima è dove intende inserire il punto nascita nel futuro, se lui intende appunto mantenere su due presidi ospedalieri rispetto alle leggi nazionali, quindi ci dica se lo vuole ad Ascoli o lo vuole a San Benedetto, e ci dica soprattutto dove intende mettere l'ospedale di primo livello, perché parlare di ospedali, due plessi, così, è un giochetto semplice che può funzionare alle persone, è un giochetto anche squallido mettere in campo non tanto le questioni personali quanto le questioni partitiche, perché io qui non parlo come partito, io parlo sì come Partito Democratico, ma sono soprattutto una persona che ha a cuore la salute delle persone. Io voglio poter fra 20 anni andare a curarmi in un ospedale che sia in grado di curarmi, non andare in un mezzo ospedale solamente perché qualcuno deve pensare alla prossima campagna elettorale, perché questo è l'intervento che è stato fatto, non la salute ma la campagna elettorale. Questo è vergognoso, è un atteggiamento vergognoso quando non si ha a cuore la salute delle persone. E quindi dov'è il punto nascita e dove soprattutto si individuerà il polo di primo livello, e la dimostrazione con i numeri dove si dovrebbe individuare sulla convenienza dell'azienda ospedaliera. Non è stato detto no a priori all'azienda ospedaliera,
ma è evidente che sulla base di questo ci devono essere, lui ha ottimi consulenti che hanno avuto grandi e lunghissime esperienze in regione proprio in campo sanitario, caro sindaco, quindi magari da lei potrebbe fornirci qualche spiegazione in più. Quindi quarto ragionamento, è ovvio che se parliamo di azienda ospedaliera, noi l'azienda ospedaliera la dobbiamo valutare se su due plessi si regge. Siamo sicuri che si regge? Io penso di no, ma ci si dimostri con i numeri che si regge su dei numeri, ci si dimostri che conviene spostare il paziente da San Benedetto ad Ascoli solamente per calcoli elettorali e ci si dimostri che tutto quello che si sta facendo è una cosa sbagliata per la salute. Non per il partito, ma per la salute dei cittadini, perché è qui dove noi dobbiamo puntare. Qui concordo anche con Mascia Parisciani e con il dottor Barioglio che bisogna lottare per avere le specialistiche, ma questo sarà quindi un percorso, diciamo, che verrà fatto con tutti quanti. Dobbiamo partire dal problema di merito iniziale. Io questo volevo mettere un punto fermo un attimo. Non usciamo e diventa solamente una battaglia tra PD e Forza Italia, esatto, che non serve a niente. Esatto. A lui serve per la campagna elettorale, a me non mi interessa niente. Però volevo far capire al telespettatore, da quello che abbiamo sentito, che quindi quella scheda lì è un punto di partenza, non è un punto d'arrivo. Assolutamente, assolutamente, perché ad esempio lì c'è scritto emodinamica ambulatoriale, ma se si va a parlare... Perché lì in questo momento, come diceva il sindaco, ci sono reparti che già esistono. Alla delega, alla sanità, ti dice, è ovviamente quello è il punto di partenza, non è che qui nel Piceno possiamo togliere un servizio che già c'è, no? Quindi è il campo da gioco, ovviamente le specialistiche che noi abbiamo, quelle le andiamo a mantenere, però dobbiamo anche pensare a delle specialistiche diffuse su tutto il territorio della Regione Marche, dove ad esempio Ascoli si specializza su una specialistica, si avrà un numero di casistica tale da poter portare le persone. Non possiamo avere tutto come se fossimo nel paese dei Bengodi. Purtroppo anche i sentori che arrivano da Roma non sono ottimali rispetto a quello che verrà fatto sulla sanità nei prossimi anni, quindi noi dobbiamo prepararci al futuro, prepararci anche rispetto a un dato che forse noi qui non teniamo a conto, cioè che noi siamo una popolazione che purtroppo invecchia. Siamo una popolazione che necessiterà di assistenza territoriale, di assistenza domiciliare, e quindi quando si parla anche di persone anziane, io mi vergogno quando viene detto che quello sarà un ospedale dove ci si andrà a morire, perché anche il fine vita, e ci siamo passati tutti, è una dignità, e la dignità non può essere messa in gioco per le campagne elettorali. Allora, sindaco? Allora, innanzitutto io voglio ringraziare il dottor Barioglio di quello che ha detto e per come le ho detto, parlava di servizi territoriali, lui è una vittima nella mala gestio del Partito Democratico di questa nostra regione, perché è cronaca e statistica di qualche settimana fa, la Regione Marche è penultima in Italia per stanziamenti in materia di servizi territoriali psichiatrici, quindi se ancora riusciamo a tenere botta, nonostante l'insipienza e l'inadeguatezza della Regione Marche, grazie a valenti professionisti come il dottor Barioglio. Lo voglio dire perché chi parla della rete ospedaliera dicendo beh sì è importante ma fino a un certo punto, omette di dire che dal punto di vista territoriale non siamo messi bene, ma la rete ospedaliera deve essere concepita comunque secondo criteri di razionalità e organicità, tenendo conto di cosa? Di quella che è il grado di distribuzione degli ospedali in tutta la regione, perché non si può invocare esigenze di riduzione della spesa solo nel sud delle Marche, quando per ragioni assolutamente identiche vediamo quello che succede a Pesaro, ovvero dove risiede, dorme e vota il presidente della giunta regionale Ceriscioli. Cosa sta accadendo mentre noi litighiamo perché vogliono togliere due ospedali alle due città maggiori della provincia? Succede che Ceriscioli riconosce il diritto della città di Pesaro di avere un turbo ospedale in località Muraglia, riconosce per effetto di un accordo con il comune di Fano il diritto di Fano di mantenere il suo ospedale Santa Croce e addirittura vengono affidate alla città di Fano le possibilità di avere una super clinica privata con posti convenzionati per 100 posti letto. Ecco, noi abbiamo l'anello al naso, Ceriscioli invece pasteggia con le nostre risorse e con i frutti dei risparmi che nel sud delle Marche noi riusciamo a realizzare, dando a Pesaro una sanità di serie A. Quindi, primo punto, equità.
equità. Non può essere vero che l'azienda ospedaliera non ci sono i presupposti per farla ad Ascoli e a San Benedetto, quando invece ce l'abbiamo in un altro posto. Quindi questo è il primo tema. Secondo tema, negli ultimi anni abbiamo perso delle importanti specialità. L'atteggiamento di riduzione di attenzione e di spesa verso il sud delle Marche è stato costante nel tempo e quindi abbiamo perso la radiologia interventistica, la gastroenterologia, la medicina nucleare, la radioterapia. È stato veramente un calvario, perché purtroppo abbiamo un Partito Democratico che guarda altrove, non ad Ascoli, perché evidentemente ad Ascoli ci sono valutazioni politiche difformi. Brutto fare questo ragionamento, però non si spiega per quale motivo Ceriscioli abbia, in questa maniera così fra l'altro sorda e cieca, continuato a proporre una soluzione che, anche per chi vuole, ce ne sono, no? Mettersi al tavolo, io sono fra questi, per capire cosa è meglio, ci si avverte che qualcosa non funziona, perché se uno va a vedere le famose slide che accompagnano il progetto finto, incredibile, assurdo dell'ospedale unico di Spinetoli, va a vedere che il numero di posti letto previsto è inferiore di 40 unità a quello che è la somma dei posti letto fra Ascoli e San Benedetto, 503. Noi abbiamo 500 posti letto teorici accreditati, 543 circa riconosciuti formalmente attivati. Nel nuovo ospedale avremmo di meno anche in termini di competenze e di specialità, perché si arriva all'assurdo che io non so quale folle, pazzo, incosciente l'abbia potuto scrivere questa cosa che vi dirò, ma addirittura diventerebbe ambulatoriale la nefrologia, l'emodinamica, ambulatoriale la cardiologia interventistica. Ma voi ci pensate che vuol dire aver bisogno di uno stent e dover dire beh no, sono le 18, l'infarto deve aspettare? Ecco, noi siamo nelle mani di persone che probabilmente giocano con la nostra pelle, ma lo fanno anche provocando la divisione dei territori, perché se c'è una responsabilità politica grave, grandissima, ai Ceriscioli, è quella di azzardare soluzioni che hanno lo scopo di mettere contro i cittadini e contro i sindaci. Questa è una cosa veramente odiosa e che si riflette anche nella metodica di lettura e di conteggio dei voti della famosa conferenza dei sindaci. La conferenza dei sindaci si è basata su un principio antidemocratico che evidentemente alcuni sindaci del PD hanno preferito opzionare, secondo il quale il voto del sottoscritto, rappresentante di 50.000 persone, 49.000 e spiccioli, valeva come quello del sindaco di Castorano, che non so, credo che abbia 1.500-1.700 abitanti. Qual è l'esito di tutta questa assurdità che dietro c'ha delle manovre politiche e probabilmente anche delle speculazioni edilizie, perché io non riesco a capire come si possa immaginare di costruire un nuovo ospedale, non si sa con quali fondi, forse privati, individuando prima il luogo invece che l'organizzazione complessiva, la rete, la teoria, il numero di dipendenti e le risorse disponibili. Evidentemente c'è qualcuno, ma lo vediamo anche dagli interventi di alcuni imprenditori che, come dire, si propongono in maniera più o meno credibile, e sugli imprenditori bisognerebbe starci attenti. So che il Movimento 5 Stelle ha individuato ad esempio nella società che si propone per realizzare il nuovo ospedale di Pesaro una società che, questo fra virgolette lo dico, ha anche dato legittimamente contributi elettorali al Presidente della Giunta Recente. Ripeto, non ci vedo niente di male, ma so che nel dibattito politico c'è anche una certa attenzione per capire se noi stiamo dando la sanità in mano a soggetti privati che hanno tutto il diritto di esercitare la loro attività imprenditoriale, ma noi abbiamo tutto il diritto di chiedere trasparenza. E quando si antepone il luogo, ovvero le particelle catastali, alla proposta relativa all'offerta di salute, il dubbio, siamo nell'Italia del Ponte del Polcevera, si affiora, e io sono molto preoccupato legittimamente, pur conoscendo, no, il ruolo e il diritto del privato di intervenire, per carità, perché sono anche questioni economiche. Beh, io sono seriamente preoccupato, perché credo che qualcosa non quadri, lo dico agli spettatori. Allora pensate, di fronte ad una strategia così importante e impegnativa per le casse della regione, per il futuro della nostra salute, si sceglie prima il luogo dove costruire un ipotetico ospedale, prima ancora che sia stata adottata una determina, un atto amministrativo impegnativo dal punto di vista amministrativo sulla
temporalità, sulla dimensione, sul luogo dove costruisco. Questo è un altro discorso. Dove voglio arrivare? Che voglio dire? Voglio dire che il sud delle Marche ha un problema serio. Il problema serio è che, non disponendo di un'azienda ospedaliera, difetta di autonomia nella gestione delle risorse. Può succedere quindi ogni giorno, Marcolini, che il presidente della giunta regionale con un tratto di penna toglie risorse e budget al nostro sistema sanitario solo perché ha deciso di farlo, mentre invece con l'azienda ospedaliera si avrebbe la possibilità di garantire in maniera costante un'autonomia gestionale. L'autonomia. E finisco dicendo, qual è il punto dei punti? La cecità di Ceriscioli, l'impreparazione di Ceriscioli, secondo me anche la spavalderia di Ceriscioli, dov'è che si manifesta in tutta la sua gravità? Nel fatto che non ha proposto l'unico vero aspetto che è determinante per capire dove dobbiamo andare a finire come sanità del sud delle Marche, che è l'apporto e l'accordo con il Teramano. Teramo e Ascoli insieme, compreso San Benedetto e Giulianova, rappresentano un bacino d'utenza di 500.000 persone. È lì che dobbiamo agire ed operare per fare in modo che con accordi di confine la nostra rete ospedaliera sia adeguata a rispondere al bisogno di salute di un ambito che non può essere diviso, un discorso di ma è evidente interregionale per quello che riguarda quando il centrodestra sarà al governo di questa regione, cosa che accadrà presto, proporrà esattamente questo, una risposta collegiale, collettiva organizzata al bisogno di salute di un ambito che è molto più ampio di quello che si vorrebbe settorializzare nel solo confine compreso fra il vettore e il mare Adriatico. Questa è la vera sfida e dobbiamo lavorarci, c'è un piano sanitario. Io adesso vediamo gli scenari futuri. Il piano sanitario di questo dovrebbe parlare, invece noi parliamo di nuovi ospedali senza avere un piano sanitario. Sono passati 4 anni, scalda la sedia Ceriscioli da 4 anni, ancora non è stato capace di licenziare un piano sanitario. Io ho fatto 9 anni si il consigliere regionale incontri, e anche facendo, molta parte della maggioranza del Partito Democratico è inorridita. Allora, e non lesina una critica a Ceriscioli, che è un immobilista che però è sempre pronto e puntuale a offrire opportunità ai soggetti. Non ha risposto alle domande, sindaco. Adesso però, facciamo il rush finale. Abbiamo chiesto 3 cose, non ha risposto a nessuna delle 3. Una puntualizzazione veloce, però doverosa, veloce. Perché il gettare ombre è una cosa veloce, tipica della destra che è in campagna elettorale. L'interrogazione è un esposto all'ANAC. Che è in campagna elettorale. Quando sono state fatte le proposte dai comuni, ai sindaci è stato chiesto di votare, quindi non è che c'era l'interesse su una zona o su un'altra ancora. Se i sindaci avessero votato tutti quanti su Monte Brandone, si sceglieva su Monte Brandone. Se avessero votato tutti quanti a Campolungo, ma purtroppo Ascoli non ha fatto la proposta perché deve vaneggiare e per poter fare un po' di campagna elettorale, si sarebbe intervenuti lì. Quindi parlare di speculazione è... Penso c'è qualcosa sotto, sia chiaro, sindaco. Ok, fermiamoci qui. Risponda alle domande che gli ho chiesto. Lascio finale, rispondiamo. Dove l'ospedale di primo livello, dove quello di base, o se, perché lei su questo discute, quindi non su una proposta mediana, e dove il punto nascita. Ok, fermiamoci un attimo. Allora, con il nostro Gianluca Biondi siamo andati anche a... tanto per capire qual è la eventuale ipotetica location e far vedere ai telespettatori, siamo andati proprio nel punto in cui è stato pensato come location votata dai sindaci nella conferenza dei sindaci, la location di Spinetoli, solo per una panoramica per vedere qual è l'area. Vediamo. Thank you.
questa è tutta l'area dove dovrebbe sorgere l'ospedale unico del Piceno. Qui siamo nel territorio di Spinetoli, tra Spinetoli e Colli del Tronto, e questa è un'area di circa 20 ettari dove dovrebbe sorgere l'ospedale unico. Dove siamo adesso è Viale Costantino Rossi. Qui c'è, tra virgolette, il confine tra i due comuni, tra il comune di Spinetoli e il comune di Colli. Quindi questa è un'area agricola e qui dovrebbe sorgere l'ospedale unico del Piceno. L'area è frazionata in due parti, come avevamo detto, un fosso che è anche il limite amministrativo dei due comuni, tra Colli e Spinetoli, come dicevo prima. L'area è un'area agricola, 20 ettari, pianeggiante, e ci sono solo due fabbricati di civile abitazione. Noi ne contiamo tre, però poi bisognerebbe vedere sulla particella catastale quali sono quelli che vengono coinvolti nel progetto. E la porzione del comune di Colli del Tronto è di circa 17 ettari, prevalentemente agricola. Questa è l'area. È un'area vasta, ci sono delle strade, è un'area pianeggiante, è un'area agricola. Dovrebbe sorgere qui l'ospedale unico del Piceno, poi chi vivrà vedrà se sorgerà qui l'ospedale unico del Piceno o rimarrà tutto com'è. Eccoci di nuovo qui per continuare il nostro dibattito. Volevo, dopo l'aspetto politico abbastanza surriscaldato, volevo un attimo ritornare con i tecnici a capire, ciascuno per la propria posizione, a esprimere una sorta di motivazione, di pensiero per quello che riguarda l'indirizzo da dare, cioè perché eventualmente polo unico sì o perché polo unico no. Barioglio. Allora, sì. Guardate, ve lo dico proprio in pochissime battute. Io ho studiato a Roma per tanti anni, mi sono formato là, alla Cattolica, e mi trovavo in una zona di Roma abbastanza periferica. Mi capitava che qualche persona di Ascoli dicendo: ma tu già che sei a Roma, se puoi passare a Piazza Cavour a prendermi una cosa. Ora, significa un'ora e mezza. Cioè, come se uno mi dicesse: già che sei nelle Marche, tu passa per caso un momento verso Pesaro, mi prendi in questo negozio, mi prendi questo. Presta poco, siamo lì. Ora, la discussione, diciamo, secondo me è importante concentrare, per ragioni logistiche, organizzative e tecnologiche, concentrare in un unico plesso quelle che sono i reparti di emergenza, urgenza e di eccellenza. E per carità, se poi nel dibattito con la Regione si riesce ad avere quanta più eccellenza possibile, beh, questo penso che sia la cosa di cui tutti ci auguriamo, concentrare tutto in un unico plesso. La discussione su 5 minuti, 10 minuti, una volta che poi uno è sull'asse viario Ascoli-San Benedetto, beh, il risorio fra un casello e l'altro, ci vogliono 2 minuti, insomma, non mi sembra un grosso problema. Per cui per me è importante un plesso unico per i ricoveri. Ovviamente per quanto riguarda i reparti più bassa intensità, i reparti, tutti i servizi ambulatoriali di lunga degenza, i servizi territoriali, è ovvio che si debbano fare verosimilmente nelle altre due strutture che rimangono, e ovviamente che poi costituiscono il fulcro di una rete che però deve essere nella prossimità proprio delle persone. Ecco qua. Quindi questa è la motivazione. Prego, prego, tenete. Parisciani, perché allora, nel suo caso si dovrebbe dire no all'ospedale unico? Allora, innanzitutto io, oltre che da un punto di vista sanitario, ho avuto modo di studiare, diciamo, i dati di questo progetto e mi sono posta delle domande. Domande lecite, cioè quello che mi chiedo io è questo. Si è deciso attraverso questo algoritmo di strutturare questo nuovo presidio zona Spinetoli. Allora andiamola a vedere questa zona, cioè un territorio dove non ci sono infrastrutture, dove non esiste una rete ferroviaria, o comunque la rete ferroviaria è indicata un unico binario. La zona meno popolata tra la costa
della città di Ascoli. Allora io voglio capire una cosa: con quale logica si va a costruire un nuovo ospedale nella zona meno popolata dalla costa alla città di Ascoli? Cioè, per logica, un ospedale deve essere concepito nella zona più abitata, perché per logica devo salvare il maggior numero di vite, ovvero il maggior numero di persone devono poter raggiungere l'ospedale nel minor tempo possibile. Ok? Allora, facendo questo incrocio, noi aumentiamo i tempi non solo della parte montana dietro Ascoli Piceno, ma voi avete pensato a tutta la parte costiera che va da Montefiore, Ripa Tranzone, che già ci mette tempo ad arrivare al nosocomio sulla costa. Immaginate voi il disagio per chi abita lì di arrivare in una zona come quella di Spagliare Spinetoli. Allora, a mio avviso devono essere mantenuti due presidi come in tutto il resto della regione Marche, perché tutte le altre aree vaste hanno due o più presidi, che siano di primo, di secondo o quale di base. Di primo, quale di base? Ok, allora il punto di fondo non è solo quale di primo, quale di base. Il problema, scusi, il problema è che non è che su un territorio come il nostro si deve decidere che deve stare tutto a San Benedetto o tutto in Ascoli. Si può tranquillamente implementare il numero di specializzazioni, che sono quelle che io ho detto prima, e non sono la cardiochirurgia o il centro trapianti, non ho parlato di questo. Ho detto che ci sono determinate specialistiche, vedi la radiologia interventistica, che è il futuro, che non è contemplata, e su questo aveva fatto una lotta. Ora, siamo d'accordo, quando però si è iniziato a parlare di Macerata, qualcuno non c'è mai stato. Un attimo, mi faccia finire. Allora, no, io sono sempre simpatico. Allora io chiedo, perché non si possono implementare le specialistiche naturalmente su tutti e due i presidi? Quale sarebbe il problema di fondo? Cioè, non esiste, perché se io già in Ascoli ho una cardiologia con un'emodinamica, potenzierò l'ospedale di Ascoli regalandogli, tra virgolette, una chirurgia vascolare legata al circuito della cardiologia interventistica e dell'emodinamica. San Benedetto è il polo neurologico, implementerò una radiologia interventistica sul polo neurologico. Allora, questo copre tutto il territorio, perché il problema non è la distanza di 20 km sul quale si sta facendo il discorso, quindi noi mettiamo tutto insieme perché 20 km sono troppi. Il problema sono i 120 km che ci separano da Torrette, è quello il punto dove noi dobbiamo lavorare. Che siano implementati in una distanza di 20 km, poco mi importa, perché io 20 km con un'ambulanza li faccio in 7 minuti, 10 minuti, ok? Allora, se non si ragiona in questi termini, se non si ragiona di implementazione specialistica su tutte e due i nosocomi, fare un unico ospedale è una terza cattedrale nel deserto, che quando tu hai già Ascoli, che è un presidio che sta in una zona che non ha nulla da invidiare a livello territoriale, basta ristrutturarlo e implementarlo. E San Benedetto, i pazienti dove vanno? No, vabbè, ma l'implementazione, se lo devi strutturare, devi fare un adeguamento sismico, ad esempio, no? Dove li mandi i pazienti nel mentre? Allora, perché adesso dove sono? Cioè, attualmente vivono su due. Allora, io guardo al futuro. Stringiamo un attimo, sì, perché poi vorrei fare un intervento finale di tutti, se posso. Quindi, teoricamente, chiudo che l'ospedale di Ascoli va implementato e va potenziato quello che già c'è, e l'ospedale di San Benedetto va fatto nuovo, perché nella zona dove sta non è assolutamente concepibile, io ci lavoro, lo vedo, va fatto un nuovo presidio che implementi le specialistiche, quindi le specialistiche vanno implementate su tutto il territorio piceno. Questa, okay, è la risposta. Sulla base del decreto Balduzzi, quale quello di primo livello e quale quello adesso di base? Arriviamo, che ancora non l'ho capito io. No, lei non ha capito che quel tipo di decreto lì si può tranquillamente ovviare per tutto il resto delle Marche. Da noi col bacino d'utenza, da noi invece rimane fermo nell'immobilismo primo e secondo. Non c'è questo immobilismo. Allora, la sanità è omogenea. Devo fermarla perché voglio che sia di tutti, voglio. Fuori tempo massimo, vorrei fare un ultimo giro. Ci fermiamo un attimo per i consigli di lettura di Eleonora Tassoni della libreria Rinascita, che sceglie un libro a tema proprio sulla sanità. Vediamo di che si tratta e poi torniamo in studio per il rush finale.
Salve a tutti, benvenuti. Tornano i consigli della Libreria Rinascita. Dato che la puntata di oggi è stata dedicata all'ospedale Piceno e alla medicina in senso lato, il libro che vi consiglio questa settimana è Spillover di David Quammen. Di che cosa parla questo libro? La medicina cura i malati, però oltre a curare i malati cerca in una ininterrotta corsa contro il tempo di prevenire le future epidemie, le future malattie. E come lo fa? Studiando quelle che sono le malattie e i virus che colpiscono gli animali. L'autore del libro ha intervistato scienziati, biologi e medici che stanno analizzando quelle che sono le evoluzioni dei virus e dei batteri nelle popolazioni animali sparse in tutto il mondo. Perché? Perché proprio da lì possono nascere quelle che saranno le malattie del futuro. Una medicina che quindi non solo cura la malattia, cura il male, ma soprattutto cerca di prevenirlo e cerca di anticipare le mosse, diciamo, di questi nostri avversari biologici. Un libro che, nonostante la tematica sia abbastanza complessa e fortemente scientifica, vi consiglio perché è scritto in maniera chiara, limpida e anche molto appassionante. Eccoci in coda alla nostra trasmissione, ultima tranche, appunto vi chiedo brevità, essere sintetici e andare al dunque. Allora, ripartiamo. Il discorso finale che andiamo a fare, perché purtroppo dobbiamo stringere, sarebbe tanto da parlare anche del ruolo dei nuovi, degli ospedali, che cosa andrebbero a fare. Ma molto semplicemente, le battaglie, ecco, delle campagne elettorali dalla sanità e dalla salute dei cittadini, perché fare la campagna elettorale su queste cose è vergognoso. Premessa. Proprio adesso andiamo al dunque. Che è la base di discussione. Ognuno di voi come vedrebbe lo scenario futuro delineato e con eventualmente, ecco, appunto, se c'è la speranza di avere delle eccellenze sul territorio, se deve essere quella la priorità, e che fine potrebbe fare se si riuscisse l'azienda ospedaliera. Azienda ospedaliera prima, dopo? Vuole, cioè, sì. La mia proposta è la stessa dal 2008, non cambia dopo il decreto Balduzzi e le ulteriori normative in materia di dimensionamento degli ospedali. Assumere il nostro territorio come un pezzo di un più ampio bacino che include anche il teramano, in maniera tale che i bacini siano parametrati su quella che è l'effettiva domanda di saluto. Come è noto, come Sala Palesciani, che è un'operatrice, sa benissimo che giornalmente i nostri posti letto o le nostre prestazioni sono anche funzionali a garantire salute alla persona di Campli, di Francavilla e quant'altro. Quindi primo elemento questo, arrivare a un riordine della rete che, partendo da un'azienda ospedaliera capace di fare massa anche con questo tipo di utenza, arrivi quindi finalmente collegare, diciamo, l'azienda ospedaliera con un accordo assolutamente, in maniera tale che si possa rispondere anche a quelli che sono i criteri di razionamento della spesa del Balduzzi attraverso una concezione dinamica del bacino d'utenza. Noi abbiamo per esempio la PET, la PET può essere funzionale a servire un ambito che invece, secondo questa visione così limitata, tardiva, antiquata e politicamente orientata, vede in Ascoli e San Benedetto un piccolo pezzettino, una Repubblica di San Marino che dovrebbe vivere con meno di quello che gli altri marchigiani hanno. E da questo punto di vista è facile anche rispondere alla provocazione sui punti nascita. Non c'è necessità di razionare, c'è la volontà politica dietro, perché ad esempio ad Ascoli non è possibile avere quello che si ha a Iesi. Per quale motivo? Perché bisogna applicare la legge in maniera rigorosa e senza nessun tipo di deroghe nel nostro ambito geografico, quando invece è possibile di tutto? Vi leggo, concludendo, quello che prevede l'accordo di programma fra Regione e Comune di Fano. Pensate. Andando al dunque. Super ospedale a Pesaro. Poi l'ospedale Santa Croce di Fano, che si mantiene nell'ambito dell'azienda ospedaliera su due plessi, avrà pronto soccorso con tutti i codici, la postazione dell'emergenza territoriale ipotesi, i reparti di chirurgia, medicina, ortopedia, terapia intensiva, rianimazione, medicina e chirurgia d'urgenza H24. Ma di che parliamo, Ameli? Bisogna che vi mettiate la maschera, perché voi state cercando di uccidere quella che è la prima azienda della nostra città e di San Benedetto. Perché guardate, c'è un altro piccolo secondario aspetto. L'ospedale dà ricchezza, vantaggi alla nostra città, così come accade a San Benedetto.
togliere gli ospedali ad Ascoli e a San Benedetto vuol dire uccidere queste città, vuol dire veramente metterci il sale come faceva Attila dopo averle solcate, uccise e riempite di sangue. Noi dobbiamo dire no in maniera chiara e forte a questa regione cialtrona che vuole renderci schiavi, servi e succubi di un potere che non smette di riservare risorse a Pesaro senza la capacità di drenare la richiesta di trasferimento che da Pesaro si registra verso l'Emilia Romagna, perché la cosa che rende tutto grottesco, se non fosse drammatico, è che addirittura i pesaresi non sono neanche contenti della sanità che viene erogata nei loro punti, come dimostra il fatto che ogni anno con i soldi miei, tuoi e dello stesso Ameli noi ripianiamo le perdite dell'azienda ospedaliera di 49 milioni di Pesaro. Noi ogni anno diamo soldi, sudore e sangue ad un'azienda che evidentemente non funziona. Ameli, stesso discorso, vi chiedo brevità più possibile per quello. Ma che semplicemente perché siamo proprio in coda. A parte la riflessione sugli abitanti della provincia di Pesaro e Urbino, che potremmo fare, ma ognuno ha la dignità di tacere quando è necessario, e purtroppo qualcuno non l'ha fatto, e di questo me ne dispiace, perché diventa ancora una volta una battaglia tra partiti, Forza Italia che dice no a questa nuova riorganizzazione. Io non lo dico come Partito Democratico, ma lo dico più che altro come cittadino che vuole poter andare a curarsi fra 20 anni in un ospedale decente, e dico si deve riorganizzare il territorio, quindi il nuovo ospedale rientra all'interno di una riorganizzazione territoriale di tutta la sanità, che parte dalle cure domiciliari, parte con l'assistenza e tutta la gestione dei medici di base, passa attraverso un'implementazione di quella che è la bassa intensità chirurgica, e quindi avere reparti dove poter andare a fare le cose in maniera, andare a fare prestazioni chirurgiche di bassa complessità in tempi brevi, e andarsi a ricoverare in un posto migliore di quello di adesso. A me non interessa tanto il dove, a me interessa che io possa andare a curarmi dove c'è veramente un'equipe in grado di poterlo fare, e dove io non debba andare da Ascoli e San Benedetto, perché se facciamo questa cosa su due presidi poi mi toccherà magari andare da Ascoli e poi passare a San Benedetto o viceversa, perché non può esserci un'integrazione completa. Mi dispiacerebbe, perché un'integrazione di questo tipo comporterebbe anche una gestione di risorse che non verrà liberata, quindi avremo risorse che non verranno liberate per quella che sarà l'assistenza territoriale. Questo perché? Questo per fare un po' di campagna elettorale, per speculare sul consenso spicciolo. Una classe politica che è in grado di governare non deve guardare alle prossime elezioni, ma deve guardare alle prossime generazioni. Questo lo diceva De Gasperi, se non ricordo male. Ecco, io penso e spero che chi ci governa possa guardare un pochettino più in là del proprio naso, anche se a qualcuno poi dopo si allunga. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa, il sindaco è un abile comunicatore, perché offende le persone e poi non entra mai nel merito. Parla di azienda ospedaliera, gli è stato detto ancora una volta che non c'è nessuna preclusione, ma ci dimostri con i dati che si regge anche su due plessi. Noi pensiamo che sia più conveniente dal punto di vista del budget e delle DRG e anche dal punto di vista sanitario per l'utente un plesso unico, e ci dimostri che tutto ciò è possibile, perché altrimenti, ripeto, diventa solamente campagna elettorale, e su questo dobbiamo evitare okay. di farlo. Dopodiché lui dove è stato fino adesso, quando sono 15 anni che ripetiamo che si discute di Pagliari, non ha neanche presentato le aree sul Campolungo. Di cosa parliamo? Lui fa la sua campagna elettorale l'ospedale, come diceva la Parisciani, sta bene a Monticelli, non c'è nessun bisogno di spostarlo. Ma perché dobbiamo sprecare soldi? Il piano regolatore dovevate cambiarlo. Quando si trattava di discutere di come riorganizzare la città, lì dovevate intervenire. Allora, ma non l'avete fatto. La politica perché? Faccia un passo indietro e faccia parlare un attimo i tecnici. Devo far parlare anche loro. La salute delle persone, non di partiti, si figuri. Facciamo parlare un attimo Barioglio e Parisciani, ma una battuta finale, come vedrebbe lo scenario, come vorrebbe vedere il scenario ideale? Io come Picenio sono orgoglioso di essere di Ascoli, io vorrei un ospedale unico quanto più eccellente possibile, questo sono d'accordo con tutti, anche nel contrattare quanto possibile nella regione. Perché unico? Perché io mi metto anche dalla parte della persona normale, perché quando uno sta male, e lo capisce solo uno quando sta male,
ha bisogno di sentirsi curato in una struttura dove si concentra tutto il meglio possibile per l'urgenza e l'emergenza. Questo lo sentiamo solo quando stiamo male. Quando stiamo meglio abbiamo bisogno di interloquire costantemente, ma a livello ambulatoriale, a livello diciamo territoriale. Però quando stiamo male abbiamo bisogno di una struttura dove si concentra tutto il meglio possibile. Parisciani, prego, prego, lasci lì. Una battuta finale e chiudiamo. Allora io dico una cosa, valutando l'impegno economico che si dovrebbe avere nel tempo per un nuovo ospedale, con questo impegno economico noi possiamo avere su una struttura ristrutturata che è quella di Ascoli e una nuova struttura a San Benedetto un aumento di eccellenza che copra tutto il territorio. Questo è quello che bisognerebbe fare secondo il mio punto di vista sanitario, lasciando il territorio coperto a 360 gradi. Non è corta, perché se si guardano i numeri e la previsione di spesa che arriva anche a 500 milioni di euro, ma purtroppo non è così. Bene. Comunque una precisazione, finisco. Sia su Ascoli che su San Benedetto vi sono degli investimenti programmati che stanno partendo, quindi su San Benedetto si è già a progetto, se non ricordo male, esecutivo. Stessa cosa verrà fatta sull'ospedale di Ascoli, proprio per dimostrare il fatto che gli ospedali non verranno dismessi. Poi ecco, è solamente appunto, una speculazione. Sicuramente torneremo sull'argomento perché c'è ancora tanta carne al fuoco, non abbiamo potuto approfondire il ruolo che avranno nel caso di ipotesi degli ospedali sul territorio, nell'ipotesi che viene perseguita e indirizzata sull'ospedale unico, oppure cosa potrebbe succedere invece con i due plessi di vita. Quindi va approfondito il discorso, così come va approfondito il discorso dei medici di base, dell'assistenza sul territorio. Ci riaggiorneremo con un'altra puntata su questo tema. Io intanto ringrazio gli ospiti, ringrazio voi telespettatori e appuntamento alla prossima puntata del Dito nella Piaga. Arrivederci.